Vicenza, ben trovati. Questa è una selezione di alcune tra le principali notizie che la nostra redazione ha raccolto nel corso della settimana. Questo è il miglior messaggio ai mercati internazionali, alle borse, ai signori dello spread, agli investitori. Questa è l'Italia. Io ho deciso oggi di essere qua, perché questa è l'Italia su cui investire. L'Italia del sì, l'Italia del fare, l'Italia del coraggio. Oggi questa opera ci dice che l'Italia non merita una crescita dello 0, se abbiamo coraggio noi torniamo a essere la prima potenza economica d'Europa. È il giorno della pedemontana, Salvini e Zaia insieme sul palco lanciano la sfida al futuro. Sono felice perché è un'opera, si aprono i primi 7 chilometri, è un simbolo importante, i primi 7, perché entro fine anno apriremo ancora lotti funzionali per finire al 2020, tranne che per la galleria di Malo che è da 3 anni che è sotto sequestro, per il 2020 chiudere tutta la partita. Un'opera che è cresciuta nel tempo con una viabilità modificata, con interventi che hanno abbassato l'impatto ambientale della pedemontana, alzandone logicamente i costi. E su questo punto Luca Zaia si toglie non un sassolino, ma un sasso dalla scarpa. Non siamo la banda Bassotti. La lista della spesa c'è, cioè, tutta è visibile. Questa infrastruttura nasceva con un nastro d'assalto sul piano campagna e oggi per il 65%, in virtù delle richieste delle amministrazioni, è una trincea. E non siamo neanche dei criminali che vanno a interrare e nascondere i rifiuti notte e tempo nei cantieri. C'è l'aria frizzante della polemica, un riferimento non casuale all'indagine avviata dal ministro all'ambiente, il pentastellato Sergio Costa, che informando la procura aveva mandato i carabinieri del NOE nei cantieri della pedemontana per verificare presunti danni ambientali. Scintille non nuove sulle infrastrutture, troppo spesso rallentate se non bloccate, per cui oggi la Lega chiede le dimissioni del ministro grillino Danilo Toninelli. Per quello che ho visto mi è sembrato piuttosto un ministro, diciamo, inadeguato per questo ruolo importantissimo, che non è un ruolo per il Veneto, è un ruolo per l'Italia. Alla fine dell'inaugurazione Salvini e Zaia si fermano a parlare da soli in modo riservato per 3/4 d'ora. Beh, mi ha parlato del tempo. Hanno parlato del tempo, forse meglio di tempi, tempi che stanno scadendo, come la pazienza della Lega col Movimento 5 Stelle. Nel colloquio di Salvini e Zaia c'è politica, si fa politica, tutte le strade si dice portano a Roma e la pedemontana oggi porta proprio lì, a un governo che ha un ieri, ha un oggi, ma non più forse un domani. Sì, è una fase delicata, io non entro nelle dinamiche, sono una lista civica della mia città, però credo che ci sia bisogno di risposte al territorio. Noi abbiamo avuto risposte, io almeno a Vicenza, in termini di sicurezza da parte del ministro Salvini, che è vicino a Vicenza e vicino al Veneto, e quindi credo che tra lui e Luca Zaia da quel vertice può venire sempre fuori qualcosa di molto positivo. Pedemontana, una superstrada su cui corre anche il fondo per le vittime del crack delle banche popolari venete. Il battesimo del primo tratto è un evento, ma i risparmiatori vogliono assistere anche a un altro evento, il pagamento dell'indennizzo previsto dal governo. Sì, oggi siamo all'inaugurazione di questo tratto di pedemontana perché abbiamo chiesto, anzi pregato al ministro Matteo Salvini che faccia tutto il suo possibile e si impegni a fare il varo e di conseguenza l'attuazione del fondo dei risparmiatori. Le vittime del crack delle banche popolari lanciano un appello. Ecco il video che documenta il momento in cui Patrizio Miatello consegna la preghiera dei risparmiatori direttamente nelle mani di Matteo Salvini, che non si tira indietro. Ministro, devo consegnare una preghiera dei risparmiatori. Abbiamo bisogno dell'immediata attuazione del fondo. Dovete fare una scelta, pensi lei, la preghiamo esclusivamente con la sua. Io dico, ci ho messo la mia testa dura.
Hashtag riprendiamoci Campo Marzo, lanciato dal prefetto Signoriello di Vicenza in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno, rilanciato dalla nostra emittente Vicentini, non si esaurisce con la celebrazione, ma diventa il nuovo mantra dell'amministrazione che vuole andare oltre l'emergenza della cronaca. L'hashtag riprendiamoci Campo Marzo lo facciamo nostro come amministrazione e vogliamo investire sia sul tema della sicurezza del territorio, sia sul tema della rivitalizzazione dello stesso in modo tale da restituirlo ai Vicentini. Hashtag riprendiamoci Campo Marzo, ma come riprendere il polmone verde della città, la porta d'ingresso al centro? Piccole e grandi iniziative sono già state messe in atto. Sicuramente la novità dell'amministrazione è stata quella anche di voler, tra le tante, tra i tanti eventi che abbiamo portato in quella zona, anche quello di riportare per esempio il Luna Park di Pasqua, che era stato abbandonato come concetto, invece noi abbiamo deciso di riproporlo e di continuare a proporlo ogni festività pasquale. I vicentini del Cantoreo, sentite al microfono di Rete Veneta, qualche idea all'amministrazione l'hanno lanciata. Penso ai eventi facciano bene. Come era una volta, non dico il circo come quando ero ragazzino, perché sono 77enne, ma allora si andava a passeggiare ed era un piacere con due bar aperti. Hashtag riprendiamoci Campo Marzo, e se la riconquista passasse proprio attraverso nuovi locali pubblici? Ma di certo gli esercizi pubblici della nostra città sono assolutamente strategici nella rivitalizzazione del territorio, ma anche del controllo dello stesso, sono delle sentinelle di fatto che presidiano il territorio, evidenziano delle criticità e le suggeriscono al comune, quindi sicuramente sarebbe un auspicio che possano svilupparsi anche in Campo Marzo più soluzioni di questo tipo. Non solo grandi opere, oltre alla pedemontana c'è di più, a cominciare dalla tangenziale nord che è nel mirino di provincia e comune di Vicenza. Sui finanziamenti stiamo naturalmente interloquendo con ANAS e con la Regione Veneto soprattutto, ci stanno una mano rispetto appunto a questo aspetto. Dopo la tangenziale est tocca dunque alla tangenziale nord per chiudere l'anello attorno alla città, un progetto che coinvolgerà i comuni della cintura urbana di Vicenza e l'UNESCO. La variante SP46 sta andando avanti, che presto arriverà anche il progetto per il prolungamento di Viale Moro e per quanto riguarda anche la bratella che collega la tangenziale al Deldin, e infine per quanto riguarda la chiusura nord ci siederemo al tavolo con i comuni contermini e con l'UNESCO per trovare una progettazione condivisa da tutti. Buongiorno, ci troviamo di fronte all'ingresso delle ex peschiere Losi con i laghetti delle risorgive in comune di Due Ville. Qua siamo veramente all'incrocio fra il comune di Due Ville e il comune di Vilavella. Inizia così il video inviato da un nostro telespettatore alla mail di vicenza@reteveneta.it. La zona, come avete sentito, è tra due comuni, Due Ville e Villaverla, e poi continua segnalandoci una situazione incresciosa. Una strada sterrata, costellata di buche più o meno grandi. Vi faccio vedere in quale situazione devono affrontare questa strada chi viene da queste parti, sia per visitare questo posto che sabato e la domenica è pieno di gente, sia per quei poveri disgraziati, e chiedo scusa del termine, che sono costretti a venire a portare i bambini all'asilo che è più avanti. Buche che, nonostante sia stato messo del ghiaino, quando piove diventano tanti laghetti, buche dove le macchine ci si infilano anche se non vogliono, con inevitabili danni a coppe dell'olio e quant'altro, ma non basta. Insomma, che sia sterrata va bene, visto che arriva ad un'oasi faunistica, ma ciò non toglie, lascia intendere il telespettatore di Rete Veneta, che debba essere transitabile senza doverci rimettere l'auto. A chi la competenza di sistemare? Ringraziamo il telespettatore, ricordiamo a chi ci segue che potete mandare le vostre segnalazioni anche video, oltre che alla nostra mail, anche via WhatsApp al 351 17 51 866 o attraverso la nostra pagina Facebook Amici di Rete Veneta Vicenza. Sarà nostra cura portarle a chi di dovere. Cerca di minuti alle 13, orario insolito di convocazione di quello che si annuncia un consiglio comunale di fuoco a Bolzano Vicentino. Un gruppo di cittadini, cartello alla mano, pronto a far sentire la sua voce. Non ci stanno. Il comune vuole acquistare dalla provincia a titolo gratuito un'area di relitto stradale tra la provincia del Trenta e via Carpanida Bassa e destinarla ad area di sosta per i camper. Un campo nomadi camuffato, temono.
I minuti passano, il consiglio comunale prende il via. Si discute di bilancio, ma gli animi si scaldano quando si arriva al punto 3. La giunta spiega la procedura, nessuna intenzione di aprire campi nomadi, un iter per contrastare il degrado dell'area. La minoranza con la lista Bolzano Futura risponde così. La giunta prova a spiegare, i consiglieri di minoranza di Bolzano Futura e Vivere Bolzano contrattaccano sul merito, perché un'altra area in un comune dove già c'è una zona per i nomadi, e sul metodo, perché i consiglieri comunali non sono stati invitati a discutere tutti insieme come promesso. I cittadini si scaldano, chi è contro la maggioranza, qualcuno però viene accompagnato fuori dagli agenti della polizia locale. Dopo le 14 la discussione finisce così. Delibera approvata, il sindaco e la giunta di Bolzano Vicentino ottengono il via libera. Adesso entra in gioco la provincia. La nuova rotatoria si mangia il parcheggio dell'ospedale di Lonigo. A lanciare l'SOS un gruppo di cittadini che qualche giorno fa hanno chiesto l'intervento di Rete Veneta per dare spazio alla loro voce. Nel messaggio segnalavano la riduzione degli stalli di sosta adiacenti all'ospedale a causa di una rotatoria imposta dall'amministrazione e finanziata da un privato. E concludevano spiegando il motivo del loro impegno. Stiamo lottando per la tutela dei diritti degli utenti dell'ospedale e delle fasce più deboli. Il problema è che rimaniamo senza posti auto per chi va in ospedale. È una persona che sta male, ha bisogno di un parcheggio comodo. Non è come una persona sana che va in gita, che può camminare. Oggi, come promesso, noi di Rete Veneta siamo andati sul posto a dare voce a questi cittadini che hanno fatto anche una petizione per salvare il parcheggio dell'ospedale, raccogliendo più di 4.000 firme. Sono stato il primo a firmare su richiesta della signora e ho capito che va bene farlo. Non serve questo qua, perché tolgono posti all'ospedale? Bisognava rispettare e tutelare le persone che hanno bisogno di andare a trovare delle persone che si trovano in difficoltà. Le persone più deboli hanno diritto di manifestare, insomma, i loro diritti, il primo diritto, tipo qua, nella vicinanza dell'ospedale, è di scendere in un posto agevole, di camminare in modo tranquillo e non di fare magari un chilometro per cercare posto. Ho un fratello cardiopatico, si attribuisce sempre, alla mattina non si trova il parcheggio, dove vado a parcheggiare, dov'è? Oggi questi cittadini chiedono solo di essere ascoltati dal sindaco. Gli hanno anche mandato una lettera protocollata in comune a Lonigo il 4 febbraio, ma dicono non hanno mai avuto una risposta. Il sindaco non ha fatto dei sondaggi per sentire l'opinione dei cittadini, quindi secondo me è una cosa che non sta in cielo né in terra. Noi come comitato chiediamo un dialogo col sindaco, un tavolo di concertazione. Bene, un dialogo con il sindaco. Noi di Rete Veneta ci facciamo carico di questa istanza dei cittadini che hanno fondato questo comitato per salvare il parcheggio dell'ospedale di Lonigo e porteremo la loro voce al sindaco. Quindi per quanto ci riguarda non finisce qui ma continua. Quando la toppa è peggio dello sbrego. Alcuni cittadini ci hanno segnalato che ci sono vie del centro storico a Vicenza riparate con pezze d'asfalto come queste. Siamo sullo storico Ponte San Michele, dove questo rattoppo balza subito all'occhio dei vicentini ma anche dei turisti. Che figura ci fa la città del Palladio? Qui invece siamo in contramanina, proprio a un passo da Piazza dei Signori e dal simbolo di Vicenza, la Basilica Palladiana. Anche qui ecco una bella, anzi una brutta
pezza d'asfalto. Cittadini e negozianti del centro storico sono indignati perché laddove si sono rotti i sanpietrini non ne sono stati sistemati altri? Perché intervenire in contesti storici e culturali così delicati della città con l'asfalto? Noi di Rete Veneta abbiamo chiamato al telefono l'assessore Claudio Cicero, che oggi non si trova a Vicenza, e glielo abbiamo chiesto. Lui ci ha assicurato di aver disposto un'immediata verifica. IMAMCPS, che per il comune cura la manutenzione delle strade, sostiene di aver utilizzato asfalto a freddo per rimuovere l'immediato pericolo rappresentato dalle buche. Insomma, per evitare cadute e scivoloni, questo sarebbe stato solo un pronto intervento. Ora però tutti ci aspettiamo che, oltre alla sicurezza, venga garantita anche la qualità del centro storico di Vicenza, ripristinando i sanpietrini quanto prima. Ovviamente noi di Rete Veneta continueremo a monitorare la situazione. Fate altrettanto anche voi telespettatori, e laddove ci siano problemi o non vengano attuate in tempi consoni le soluzioni promesse dalle autorità competenti, scriveteci un'email all'indirizzo vicenza@reteveneta.it oppure un sms al numero 351 1751 866, o se preferite pubblicate i vostri messaggi, le vostre foto o i vostri video sul gruppo Facebook Gli Amici di Rete Veneta. Portateci le vostre istanze, i vostri problemi, le vostre proposte. Noi saremo la vostra voce. Quella che avete visto era una selezione di alcune tra le principali notizie della settimana raccolte per voi dalla nostra redazione. Grazie per averci seguito. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani: cielo irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte in transito e per attività comuniforme, specie sulle zone montane e pedemontane. Precipitazioni, possibili rovesci o qualche locale temporale sui rilievi e zone pedemontane nel pomeriggio sera, con probabilità medio-bassa. Generalmente assenti in pianura, anche se non si esclude qualche isolato piovasco sulle zone occidentali o settentrionali nel pomeriggio. Temperature minime in lieve aumento, massime senza notevoli variazioni. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it